Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio far vedere come creare questa simpatica coccinella fatti con gli elastici colorati. Vedete, potete usarla per esempio come portachiavi o come decorazione. Usiamo semplicemente questa base di plastica per poterla realizzare i nostri elastici colorati e il nostro solito ago d'uncinetto. E questa è stata una richiesta da parte di qualcuno di voi, quindi sono molto felice di farvi vedere come realizzarla. Quello che ci serviranno saranno 9 elastici neri e più o meno una ventina di quelli rossi. E ora partiamo. Iniziamo quindi con la base di plastica e partiamo con gli elastici neri. Ne prendiamo 2. Ok, che mettiamo a... uno così. Il secondo verso destra, sempre in mezzo, e il terzo anche in questa posizione. Poi parto con il rosso, che invece porto a destra, e lavoro sempre con 2 elastici alla volta con i rossi. Quindi prima a destra e poi ora a sinistra e nel mezzo. E ora di nuovo rossi scendendo verso il basso, prima da destra per 2 volte come vedete, poi dal mezzo, 1, sinistra, sinistra di nuovo, e questi di nuovo finiranno nel mezzo. Vedete, in questo caso non c'è un ordine preciso, sta a voi decidere come seguire la cosa, quindi spostarsi verso il basso, a destra, a sinistra, eccetera. L'importante è che non si perdano i passaggi. E ricordatevi sempre che per i rossi usiamo 2 elastici alla volta. Ok, quindi ora sono scesa, come vedete, di 3 e poi gli ultimi li utilizzo per unire la destra verso il mezzo e sinistra verso il mezzo, in questo modo, come vedete. Ora faccio con un elastico rosso solamente la chiusura nel mezzo. Quindi arrotolo l'elastico rosso per 3 volte sul mio ago e poi lo metto così centrale, in questa posizione. E ora prendo i neri per fare i puntini della nostra coccinella. Arrotolo quindi 3 volte sul mio ago in modo che ho 4 giri e faccio lo stesso più volte, quindi per ogni puntino, arrotolo il nero, poi prendo un rosso e faccio scorrere il nero sul rosso. Tolgo, rifaccio per l'altro, quindi 1, 2, 3 volte. Prendo di nuovo il mio elastico rosso e faccio scorrere il nero. Vedete, ora ho 2 elastici neri arrotolati su un rosso. E ora li metto così nel mezzo, vedete, sul secondo, sia a destra che a sinistra. 1, 2, 3, esatto, dall'alto. E divido i puntini, quindi uno più a sinistra e l'altro più a destra, rispetto alla posizione centrale, aiutandomi appunto con quello nel mezzo. Stessa cosa qua, quindi lo metto in questa posizione a triangolo con un normale elastico rosso e con un nero arrotolo, vedete, rifaccio la stessa cosa, quindi un puntino della nostra coccinella andrà così,
di nuovo secondo elastico nero che arrotolo sull'ago tre volte, quindi quattro volte, quindi giri e faccio scorrere sul rosso. E di nuovo, attenzione, ecco, rimetto sull'ultimo ago. Eccoci, con le dita forse alcune volte più semplice. Ora mi aiuto magari con l'ago perché devo prendere solo una parte del rosso tra i due neri e in questo modo quindi faccio di nuovo i miei due punting della coccinella. Ora posso portare gli elastici in sopra, quindi bloccare il tutto. Parto dall'ultimo in fondo e prendo quelli più bassi, più in basso quindi, che porto verso destra. Ecco così. Gli altri invece li aggancio e porto verso sinistra. Come vedete, alcune volte è più facile lavorare con due elastici alla volta, alcuni con uno, però questo è quello che devo fare. Ora parto muovendomi col lato sinistro, quindi uno che porto verso in avanti e uno anche in questo caso che porto verso avanti, sempre dal basso verso l'alto. E anche in questo caso da sotto lo porto centrale in questo modo. Eccoci qua. Alcune volte vi capiterà appunto che ci sono troppi elastici verso l'alto, ma basta semplicemente spingere un po' verso il basso. Stessa cosa faccio per quello centrale, quindi per la nostra fila centrale. Vedete? E ultimo anche qui dal basso, agganciamo bene e porto lì. Di nuovo ora per finire col lato destro, scendo col più in basso, aggancio e tiro. Infine nel centro. E ora vedete, devo fare attenzione a prendere il nero. Qui ci saranno parecchi elastici rossi, quindi devo fare attenzione a prendere giusto quello nero più in basso e portarlo sul primo pin che avevamo, quindi sul primo gancino. Ora prendo un altro nero su cui ho fatto tre nodini all'inizio, vedete? E lo prendo ora sul mio ago. Ecco, forse così è più semplice. E faccio una specie di nodo ancora, facendolo passare attraverso l'ago e fissandolo quindi al mio nero. E ora posso rimuovere il tutto dalla mia base. Ecco qua, questa è la nostra coccinella. Ora ovviamente gli diamo un po' la forma e poi ci manca un'altra antenna. Come vedete, mi serve ancora fare dei nodini.
passo ora attraverso la testa della mia coccinella e lo fisso semplicemente in questo modo, facendo come un piccolo nodino, vedete? Ecco qua. E questa è la seconda antenna della mia coccinella. Ora dobbiamo dargli anche lì, vedete, un pochino la forma, però la posizione è esattamente quella che avevamo desiderato, quindi con questi puntini neri nel mezzo, le nostre bellissime antenne della coccinella. Ed ecco qua il risultato finale. Potete usare per esempio le antenne come gancio per agganciarle, come se volete usarle per i portachiavi, o anche il lato. Vedete, soprattutto la parte finale ha dei buchi un pochino più grandi. E spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete qui sotto i vostri commenti e tutto quello che vi pensate. E spero di vedervi presto la prossima volta. Ciao!